Io proprio non capisco. Riley, il mio cane, viene subito da me se lo chiamo. Obbedisce, fa di tutto per farsi volere bene. Ah, che bravo cane. Invece Olivia, la mia gatta, non fa che ignorarmi, tranne quando le metto il tonno nella ciotola o quando decide che è ora di farsi coccolare. In pratica sono io il suo animale domestico. La adoro, ma non so che cosa fare. Pensa perciò alla mia sorpresa quando ho scoperto che l'uomo ha addomesticato i gatti più di 10.000 anni fa e ha dovuto farlo per ben due volte. E io non riesco ad addomesticarla nemmeno una volta. Come abbiamo fatto a convincere questi schizzinosi felini a convivere con noi? Semplice. Hanno fatto tutto loro da soli. Anche se i gatti sono animali addomesticati, termine che viene dal latino e che indica che un animale è stato convinto a vivere nelle nostre case e a dipendere da noi, è più veritiero affermare che i gatti si sono addomesticati da soli. Nella diatriba gatti contro cani, spiacente, i gatti non furono i primi animali domestici. Il primissimo fu il cane. I cani, o meglio i loro antenati, simili a lupi, si innamorarono di noi dal momento in cui cominciammo a cacciare e cuocere la carne sul fuoco. Erano animali spazzini. Si nutrivano dei nostri avanzi, prendendo sempre più confidenza. Il mio fa ancora così. Eccoti un ossicino, Riley. I cani si lasciarono addestrare per aiutarci nella caccia, e più in là per tenere a bada le greggi di altri animali addomesticati come le pecore. I gatti, dal canto loro, gironzolavano attorno ai nostri antichi falò, ma non avevano alcun interesse nell'aiutarci a cacciare o governare gli altri animali. Ogni tentativo di addestrarli è fallito, e anche se i gatti in teoria potevano aiutarci a cacciare conigli e altri animaletti, non ci serviva certo l'aiuto di una creatura che passa gran parte del suo tempo a poltrire. Finché arrivò la rivoluzione. Non parlo di rivoluzioni come quella francese o americana. Parlo della rivoluzione agricola, l'epoca in cui iniziammo a coltivare il cibo da soli. Quando le scorte di cibo cominciarono ad essere abbondanti, tanto da doverle immagazzinare. A quel punto, penserai, avremmo dovuto addomesticare ratti e topi. A nessuno venne in mente, però, e in ogni caso i topi ci avevano già preceduto, divorando tutti i raccolti. Erano i nostri nemici giurati, mannaggia a loro. Non è che non siano carini, insomma lo sono, ma sono proprio dei pessimi coinquilini. Non soltanto mangiavano il raccolto facendo disastri, ma portavano anche malattie. Poi forse quelle loro code terrorizzavano già i nostri antenati? Allora che cosa fare? Inseguire i topi o dar loro la caccia è quasi impossibile. Fu allora che ad un nostro progenitore venne un'idea geniale. La perfetta trappola per topi. E fu così che i gatti trovarono posto in casa nostra. Il gatto mangia il topo? Anzi, ne va matto! Alla fine è tutta qui la nostra storica relazione con i gatti. Forse non vediamo le cose allo stesso modo. Mai provato a far uscire un gatto di casa? Esce, rientra? No, forse no. Ok, dai, rientro, su, amici come prima. Quel nostro antenato capì che niente è meglio di un gatto per cacciare un topo. Ecco dunque che i magazzini del grano pieni di topi si riempirono anche di gatti pronti a darci una mano. Da lì a tenere il gatto direttamente in casa il passo fu breve. Magari non gli davano proprio il posto più comodo vicino al focolare, ma... Ah, ok, se l'è già preso da solo. A quel punto, beh, adoriamoli come divinità e costruiamo dei templi per loro. Se hai ancora dei dubbi su chi sia l'animale domestico di chi, beh, pensa che gli egizi adoravano una dea dalle sembianze feline, Bastet. Capisci insomma che ha il coltello dalla parte del manico tra gatti e umani. I romani invece non adoravano i gatti, ma li vedevano come un simbolo di libertà. In altre parole, il tuo cane è un tuo dipendente, ma il tuo gatto è un freelance. E non è questa l'unica differenza. I cani, tutti grandi o piccoli, sono ormai di forme e dimensioni lontanissime dai loro antenati. È quasi incredibile credere che un lupo sia parente di un barboncino. Ma guardiamo un gatto domestico, un Felis catus, e il suo progenitore, il Felis silvestris, detto anche gatto selvatico africano o gatto selvatico del Medio Oriente. Naturalmente gli esperti ti diranno che i comuni gatti domestici hanno ben poco da spartire col Felis silvestris, ma se permetti io ho i miei dubbi. Ok, i gatti di casa sono molto più piccoli e docili. Ma gli scienziati sono convinti che esistano differenze evidenti nel pelo, nelle striature, che a me invece sembrano esattamente identiche. Va bene, lo ammetto. Io che non so nemmeno abbinare un paio di calzini non dovrei discutere con gli scienziati. Eppure a me colpisce tantissimo quanto un gatto domestico e il suo progenitore selvatico si somiglino. Anzi, questa somiglianza è il motivo stesso per cui ancora oggi sappiamo così poco delle prime interazioni tra gatti e umani. I gatti domestici odierni hanno praticamente lo stesso patrimonio genetico dei loro antenati selvatici. E forse l'unico modo per distinguerli sono i segni sul loro pelo, che peraltro non si conservano abbastanza da poter essere studiati.
I gatti di oggi sono di vari colori. Ce ne sono di arancioni, neri o bianchi e alcuni sono anche pezzati. C'è però un tipo di gatto che non vedrai mai nelle case, tranne due eccezioni di cui parlerò dopo, i gatti col pelo leopardato. Tutte le variazioni di colore nei gatti sono inoltre derivate dagli incroci degli allevatori cominciati ad inizio del 1800. Prima di allora i gatti erano più o meno lasciati a se stessi. I cani invece si sono diversificati in varie razze ben riconoscibili sin dall'alba dei tempi, perché da subito li selezionammo per svolgere mansioni specifiche: combattere, dirigere le greggi, trainare le slitte. Ehi, Husky, scendi dalla slitta, adesso non è il momento. I gatti invece servivano ad un solo ed unico scopo: dar la caccia ai topi. Ma dicevamo del pelo leopardato. Tutti i gatti domestici appartengono alla specie Felis catus, che non è imparentata con i leopardi. Alcuni allevatori però hanno incrociato il Felis catus con altre specie per ottenere dei cuccioli a macchia di leopardo. Ma con alterni successi. La razza Occicat e la razza Bengal sono due esempi. Il loro status di animali domestici è ancora dibattuto. In alcuni stati è illegale tenerli in casa. Potrebbero non sentirsi a loro agio. Meglio però affidarsi al caro vecchio Felis catus, andando sul sicuro ogni volta che vuoi adottare un gattino. Nel caso di Olivia, beh, è stata lei a presentarsi in casa e non andarsene più. In pratica è lei che ha adottato me. C'è stato comunque un tempo in cui i gatti leopardati hanno accettato di vivere con noi. I gatti si auto-addomesticarono, ricordi? In pratica, dovunque fossimo noi e quindi i topi, arrivavano i gatti, che noi lo volessimo oppure no. Sino a poco tempo fa gli scienziati erano convinti che l'unica specie a farlo fossero i Felis catus. Ma... di recente, in un sito preistorico di epoca neolitica a Quanghun, in Cina, si è scoperto che 5.000 anni fa gli agricoltori in quella zona addomesticarono una razza diversa del Felis catus, un felino imparentato con i leopardi. In pratica la versione naturale del Bengal. Erano leopardati, infatti, wow! Anticamente i cinesi non adoravano divinità con sembianze di gatto, ma le prove archeologiche dicono che allevavano con grandi cure questi felini leopardati. I gatti naturalmente davano la caccia ai topi, ma gli agricoltori li nutrivano anche con altro. Gli archeologi hanno persino trovato un gatto di Quanghun amorevolmente sepolto, tanto che il suo scheletro è rimasto intatto fino ad oggi, a prova che l'animale fosse davvero caro a qualche persona importante. Ma cosa ne è stato dei gatti di Quanghun? Beh, nessuno lo sa. E ti pareva, i gatti amano sempre il mistero. C'è chi pensa che con lo sviluppo degli scambi commerciali gli agricoltori cominciarono a preferire il Felis catus e che questo prese il sopravvento sulla razza locale. Forse preferivano le strisce alle macchie, chi lo sa. Anche se mi sembra difficile cacciare via un gatto. Se ci hai mai avuto a che fare, saprai bene che è un'impresa impossibile. Ci sono volte però in cui è il gatto stesso a liberarsi e a tornare in natura. In questo caso si dice che il gatto si è inselvatichito e è diventato ferale, ed i gatti ferali ce ne sono ancora oggi in tutto il mondo. È perciò molto probabile che, come pensano gli scienziati, per qualche motivo i gatti si siano disaddomesticati da soli. Preferirono quindi tornarsene in natura e riprendere la loro vecchia vita da animali selvatici. Al giorno d'oggi i gatti sono i più diffusi animali domestici del mondo. Soltanto negli Stati Uniti ce ne sono quasi 75 milioni. Tutti uniti dalla fermissima convinzione che siamo noi i loro animali domestici, che sono stati loro a scegliere noi. Beh, che grande onore, ragazzi! Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con gli amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta qui con noi su Il Lato Positivo.